Buongiorno e benvenuti alla quinta tappa del nostro viaggio attraverso le meraviglie della Biblioteca Abbaziale di San Gallo. E al nostro scorso incontro vi ho illustrato il sistema di catalogazione e abbiamo visto sotto, nello scaffale, sotto la lettera A, le Bibbie. E la Biblioteca di San Gallo però non custodisce soltanto opere religiose o agiografiche o testi biblici. E i monaci erano interessati ai più svariati campi umanistici e scientifici. Infatti, nella Biblioteca di San Gallo le opere conservate riguardano tutto lo scibile umano, quindi dalla medicina alla giurisprudenza, giardinaggio, sistema scolastico, astronomia, architettura, di tutto. E un posticino era riservato anche alla narrativa. I monaci e gli abati non disdegnavano di leggere di tanto in tanto qualche novella frivola, qualche racconto umoristico o addirittura licenzioso, come le opere che fanno parte della collezione di uno studioso di Glarona, Egidio Ciudi, pervenuta alla Biblioteca di San Gallo nel XVIII secolo. Uno di questi racconti, ad esempio, narra di come una contadina e il parroco del paese vengono colti in flagrante dal marito che torna a casa. Oppure un altro racconto della moglie di un cavaliere che, sentendosi trascurata, astutamente, seduce il proprio cuoco. Un'altra novella che faceva parte della collezione libraria di un abate narra invece di un principe innamorato di una principessa, la sposa, accettando una condizione postagli dalla principessa stessa, ovvero che rinunci a vederla una volta alla settimana. E il tempo passa e la curiosità prese il sopravvento e quindi il principe dà incarico al proprio servitore di scoprire cosa facesse mai la propria consorte in questo giorno in cui a lui non era concesso di vederla e scopre di aver sposato una sirena. La principessa Sirenetta un giorno a settimana si concedeva un bagno e all'insaputa di tutti viveva la sua vera natura. A tale scoperta il principe scioglie il matrimonio. È doveroso accennare anche alla splendida collezione di manoscritti iroceltici. San Gallo, il monastero di San Gallo, la città di San Gallo, devono la loro esistenza ad un monaco irlandese, Gallus. Alla morte di Gallus, molti fratelli monaci intraprendono il lungo viaggio dall'Irlanda proprio per far visita alla tomba di Gallus. Altri invece per andare a Roma in pellegrinaggio, altri ancora hanno trovato rifugio presso i monaci di San Gallo in occasione nel periodo in cui l'Irlanda era minacciata dall'incursione dei vichinghi. Questi monaci hanno portato con sé fantastici manoscritti redatti e illustrati in patria, altri di loro hanno realizzato manoscritti nello stile irlandese a San Gallo durante il loro più o meno lungo soggiorno. Si tratta di 15 manoscritti in tutto, 4 sono opere complete e 11 opere frammentarie. Quindi, come vedete, la varietà del patrimonio librario custodita qui nella Biblioteca Abbaziale di San Gallo è immensa. Inoltre voglio ricordarvi che comunque la Biblioteca di San Gallo è anche una biblioteca accessibile al pubblico, non per i manoscritti, dove è necessario ovviamente avere un permesso speciale, ma la biblioteca continua ad acquistare opere nuove, continua ad arricchire il proprio patrimonio librario. Ed essendo una biblioteca universale a carattere medievistico, ovviamente queste opere devono trattare determinati temi specifici, come per esempio la storia dei monasteri, la storia della chiesa, la storia degli ordini monastici, della paleografia, la storia della scrittura, oppure della codicologia, che è la storia dei manoscritti.
Queste opere sono tutte consultabili nella sala di lettura, proprio qui accanto all'ingresso in biblioteca. E inoltre la biblioteca offre anche il servizio prestiti. Molti manoscritti, voglio ricordarvi, sono stati già digitalizzati e possono essere visionati online sul sito della Biblioteca Abbaziale Virtuale e/codices, i cosiddetti Codices Sangallenses. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, per oggi finiamo qua, vi diamo appuntamento al nostro prossimo incontro in cui vi racconterò come e quando sia giunta dall'Egitto qui a San Gallo una signora di nome Cepenese, una mummia egizia, e del perché della presenza in questa biblioteca di un mappamondo così prominente. Vi auguro una buona giornata, a presto.